cena. La cena. Qui l'agente Smiley del centro di detenzione. Devo comunicare la fuga del... Oh! Amore per il cinema. Svelta, Nia, dobbiamo tagliare subito la corda. Non c'è alcuna fretta, Evan. E io ho una sorpresina per te. No, un momento. Sono io, il tuo Evan. Accidenti, è il peggior film che abbia mai visto in tutta la mia vita. Forse è per questo che l'hanno chiamato Missione Improbabile. Era meglio Missione Inverosimile anche fra un milione di anni. Avete visto i capelli di Nia? Sembrava uscita dal parrucchiere. Possibile che nessuno sappia girare un buon film di spionaggio? La penso esattamente come voi. Ah! Ed è per questo che vorrei vedervi al più presto. Ah! Da quando ti interessi di film di spionaggio? Da questo preciso istante, ragazzi, ho novità emozionanti. Il mio sogno di diventare attore drammatico professionista sta per avverarsi. Cosa? Tu, un attore drammatico? Di che cosa stai parlando? Sto parlando di questo. Camminiamo un po' in giardino, poi nuotiamo giù nel fiume. Passeggiamo in riva al mare, poi le fragole con la panna a mangiare. Wow, una calzamaglia viola, questa sì che è una vera tragedia. Era una commedia, in realtà il migliore ne ero il protagonista. Fin dai tempi dell'università frequentavo il corso di musical e desideravo fare l'attore, ora posso diventarlo. Okra Merrimul, un famoso regista di Hollywood, mi ha contattato perché mi vorrebbe nel prossimo grande film di spionaggio, 0067. Tu? Proprio così, io. Chi meglio di una vera spia può interpretare il ruolo della spia? Non saprei, magari un vero attore. Come Red Pitt, quel gran postacchione di Jack Chow. Spesso i film di spionaggio non sono realistici perché gli attori non sanno calarsi nei panni di una spia. Cosa? Aspetta un minuto. Vuoi dire che questo regista conosce la tua identità segreta? Oh, ma come sei ingenua, sa? Ma gli artisti di Hollywood sanno sempre tutto. Per questo li chiamano Io so tutto. Tu non sei il tipo da diventare una star? Io sì, invece, insomma, senza offesa, non sei anzianotto per il cinema. Oh, ci sono arrivata! 67! Il titolo del film si riferisce alla tua età. Potete anche prendermi in giro, ragazzi, ma la verità è che il vostro caro Jerry finirà sul grande schermo. È una vera follia. Come farai a mandare avanti l'agenzia se sei impegnato a girare un film? Ah, è semplice. Lo farete voi tre. Voi vi occuperete delle attività della Whoop mentre io sarò impegnato sul set. Dopotutto siete super spie ormai. Potete farcela. No, che non possiamo. Abbiamo la scuola, i ragazzi, lo shopping e i ragazzi e... È solo per qualche settimana, finché sarò a Hollywood, fino alla fine del film. Poi sarò di ritorno al lavoro. Seguite questa scaletta e ve la caverete benissimo. Scaletta! Sono una frana con le scalette! Jerry! A quanto pare sono in anticipo. Jerry, carissimo, ce l'hai fatta. Oh, signora Eremul, che piacere vederla. Ah, ti prego, chiamami Okram. Come vuoi tu, Okram. Sono il primo arrivato, forse dovrei approfittarne per dare un'occhiata al copione. Quale copione? No. Io realizzo solo cinema verité. Si gira subito e in situazioni reali. Oh, sì, ma certo, il cinema verité è assolutamente innovativo. Guarda che bel gadget ho preparato per te. L'orologio contiene un trampolino liquido, lo sciogligomma, il taglierino per il vetro e soprattutto l'arma con cui si filma 0067, il raggio paralizzante. Ma è tutto finto, ovviamente. Ma è grandioso, sembra quasi tutto vero. Questa è la magia di Hollywood e ora passiamo al film. Il perfido ladro Lorenzo sta per lasciare la sua villa con l'auto. Il suo piano? Rubare il museo Taylor Diamond, privando così il mondo della bellissima gemma.
È orribile. Esattamente. E 0067 ha il dovere di impedirglielo come farebbe un agente speciale, ma con l'ausilio di tutti i suoi gadget. Sono davvero emozionato, sai? Non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Perfetto, perché si comincia a girare. E azione! Che diamine stai facendo, vecchio pazzo? Pazzo sarei tu e vedrai che tanto riuscirò a fermarti. Riceverai una lettera dal mio avvocato, vecchio! Lorenzo, rubare è un'attività immorale, e benché di questo. Ah! E scop! Complimenti, sei un talento naturale. Ti ringrazio, anche se devo dire che mi è sembrato tutto così vero. L'orologio, pneumatici che si sciolgono. Già, tutti effetti speciali, mio caro. Questi miei ragazzi sono il meglio che offre il settore. Beh, sono stupefatto. Forse però è il caso di fare la conoscenza del mio collega. Ma è un tipo meticoloso. Bisogna comprenderlo. Preferisce non uscire dal personaggio nemmeno quando ha finito. Oh, è ammirevole. Devo imparare anch'io a immedesimarmi come lui. Buona idea. Allora ci vediamo alla prossima location, Jerry Bello. Sono sicuro che la seconda scena verrà benissimo proprio come la prima. Puoi giurarci. Fornire di carta igienica ai bagni della U. Ordinare il pranzo per gli agenti in sede. Credo che Jerry ci abbia leggermente sottovalutato. Già, per lui sarebbe questo occuparsi della Whoop. Hai proprio ragione. Troviamo qualcuno che faccia queste cose per noi. Noi siamo delle super spie. Ok, mi spieghi com'è possibile lavorare con questo frastuono? È un allarme rosso. Super spie. Evviva! È più emozionante che rifornire i bagni di carta igienica. È stata denunciata la scomparsa di un dirigente di uno studio di Hollywood. Non è mai giunto in ufficio. L'ultimo posto in cui è stato visto è la sua villa sulle colline. Avete sentito, ragazze? Si va ad Hollywood. Questa potrebbe essere la mia grande occasione. Ehi, perché non telefoniamo a Jerry? Dopotutto è sul posto, potrebbe aver notato qualcosa. Ottima idea. Se c'è qualcosa nell'aria, Jerry l'avrà fiutata. Non è tipo da perdersi gli indizi. Pronto? Siamo noi, Jerry. C'è un allarme rosso e non... Sentite, ragazze, sto facendo i miei esercizi vocali che richiedono una concentrazione straordinaria. Qualunque cosa stia accadendo, dovrete cavarvela da sola. Ma che razza di maleducato! Forse la celebrità gli sta dando un po' alla testa. Comunque sia, questo caso dovremo risolverlo da sole. Vi fornisco qualche supporto utile. Occhiali da sole con sensore termico di movimento, gilet in nylon ultra gonfiabile e il foam sparatornado laser modello tunnel aerodinamico 9000. Ma è roba vecchia, siamo super spie adesso. Dai, dove sono i veri gioielli? Ah, adesso ci capiamo. Ne prendiamo tre. Non sappiamo neanche a cosa serve. Che importa, è bellissimo. Il che talvolta è più che sufficiente. In effetti il cashmere è un materiale... Grazie, niente spiegazioni, siamo di corsa. Hollywood ci aspetta. Le donne. Sei sicura che Jerry non obietterà se usiamo il suo jet? Ora siamo al comando, no? Tanto vale approfittare delle comodità. Sono d'accordo, insomma, si va a Hollywood. E se non possiamo arrivarci in limousine, accontentiamoci di questa alternativa. Anche se non ho idea di come si guidi questo coso. Wow, e questa sarebbe la villa di uno dei cappuccioni di Hollywood. Graziosa. Qui attorno sembra tutto normale. A occhio nudo direi di sì. Mm.
Speravo che gli occhiali con sensore termico di movimento avrebbero rilevato qualcosa. Ehi, questa che roba è? Ah, è solo una cartaccia, niente di interessante. No, aspetta, c'è scritto qualcosa su quel foglietto. Bingo! Questo è il nostro primo indizio. Prima però faremo una perizia calligrafica. Nella prossima scena ti introdurrai nell'ufficio della perfida Evelyn e la renderai inoffensiva con il raggio paralizzante prima che possa convocare i suoi scagnozzi e mettere a segno un altro colpo. Non c'è problema, oh crambello. Così mi piace la mia star! Accidenti, guardate, mi sono rovinate la manicure! Ok, per adesso mettili nell'armadietto, così li controlleremo più tardi. Ops, ho sbagliato bottone. Chissà cosa serviva. Mi serve immediatamente una manicure! Io ti avevo avvertito, le scalette non sono il mio forte! Dove? Oh, Alex! Ho appena ricevuto i risultati della perizia. Perché quella faccia da vado al ballo senza un fidanzato? Semplice, perché risulta che quella calligrafia è di Jerry. Il nostro Jerry? Ma è impossibile, avrei sbagliato qualcosa. Prova di nuovo. Un altro allarme rosso. Doppio allarme rosso, c'è un crimine in corso. È appena scattato l'allarme presso la sede di un altro importante studio di Hollywood. A quanto pare c'è qualcuno che ha preso di mira Hollywood. Qualcuno che avrà visto Missione Improbabile. Sì, JR, siamo in parola per la produzione della commedia romantica, ma il regista ci sta mettendo i bastoni fra le ruote. Immobilizzati, Evelyn, e lo dico in senso letterale. Stop! Magnifico! Tu sei un vero talento, 0067! Avrai un successone al botteghino! Beh, sì, come dire, in effetti mi viene naturale. Resta fermo dove sei, intruso! Jerry! Voi! Che sta succedendo qui? Succede che qui si gira un film e voi ci avete interrotto! Se questo è un film, come mai quella donna ha una faccia così terrorizzata? Forse la perizia calligrafica non era affatto sbagliata. Forse Jerry è coinvolto davvero. Questa è una nuova tecnica di recitazione. Devi perdonarle, non sanno niente del nostro lavoro. Andate via, per favore, non vedete che siamo occupati? Questa non è una visita di cortesia. Siamo qui in missione per la Whoop. Grande interpretazione. Nessuno vi ha mai detto che dovreste fare del cinema? Certamente, tutti i giorni. Questa è una vera fortuna. Voi tre siete perfette per il ruolo delle giovani spie. Non muovetevi. E... motore! Gli effetti speciali sono assolutamente magnifici, Okram. Deve sembrare vero, altrimenti non ci crederà nessuno. Dice che non finirà nel montaggio finale. Puoi starne certa. E se vuoi saperlo, non credo che Okram sia un vero regista. Pensi che abbia fatto il lavaggio del cervello a Jerry? È probabile. E poi avete visto come mi ha buttata giù dalla finestra invece di farmi recitare nel suo film? Nessun regista l'avrebbe mai fatto. Coraggio, andiamo a verificare se Okram è accreditato nei titoli di coda. Lo sapevo, non è registrato nell'albo. Costui finge di essere un regista affermato. Sfido che non sappia riconoscere il talento quando ce l'ha davanti. Proviamo a indagare in un'altra direzione. Forse è nell'archivio dei cattivoni della Whoop. Oh sì, guardate là! Marco Lumiere è scappato dalla prigione Whoop pochi giorni fa. Ehi! È quel fallito che, non essendo riuscito a entrare nel mondo del cinema, obbligò tutti noi compresi a fare quel film. Ragazzi,
ragazze, Okram Eremul non è altro che Marco Lumiere. Ha cambiato nome e faccia, ma lo stile è sempre lo stesso. E sta usando Jerry per la sua vendetta, facendogli eliminare tutti i produttori di Hollywood al suo posto. Dobbiamo arrivare a Jerry prima che Lumiere decida che non ha più bisogno di lui. Io so esattamente dove trovarli. Se Lumiere ha colpito i due executive più influenti, il prossimo obiettivo sarà il terzo mega produttore di Hollywood. Una foto per te e una per te. Prego, per lei, per te, per te. Eh? Grazie. Oh, non c'è di che. Oh, ma quanto mi piace stare fra i miei fan che vanno invisibili per me. Stiamo perdendo la luce del giorno, dobbiamo andare subito sul set. Dunque, nella prossima scena, 0067 cattura il cervello che ha elaborato il colpo al museo Taylor Diamond. Lo sai, non avrai tanta fretta, caro Lumiere. Ma come sarebbe? Ragazze, Okram è un famoso regista e vorrei pregarvi di non rovinare la mia celebrità con la vostra malcelata invidia. Jerry, tu non vuoi proprio capire. Oh, invece capisco, e come? D'ora in poi voglio soltanto fare l'attore, quindi passo a voi la gestione della Whoop, e per sempre. Jerry, faccio questo solo per il tuo bene. Clover, ferma! Ok, si è fatto la plastica facciale per cambiare aspetto. Queste cose non le facevano le donne. Toglietele di mezzo. Giusto, sabotare le riprese di un film è un atto imperdonabile. Spiacente, ma arriva il momento in cui la Eva deve superare il maestro. Niente, pellicola. Ma le mie interpretazioni. Ehi, Jerry, ragiona. La pellicola appartiene alla preistoria. Noi giriamo con tecnologia all'avanguardia. Ora basta, Lumiere. La farsa è finita. Non è ancora detta l'ultima parola. Fallito! Dove credi di andare? Oh, no, Sam! Dai, fatti sotto, amico. Dammi retta, Jerry. La tua recitazione è un po' rigida. Se vuoi ci penso io ad ammorbidirla. Oh no, il raggio paralizzante. E questa è la fine. Ok, ragazze, questa situazione è terribilmente spiacevole. Non dirlo a me. E purtroppo non favorisce affatto la mia sete di shopping. Jerry è messo ancora peggio. Lui è tutto paralizzato. Perché noi lo siamo a metà? Ci sono, il gilet di cashmere ci protegge dai raggi paralizzanti. La moda sferra la sua rivincita. E allora mano al phone spara tornado e sciogliamo questo ghiaccio. Oh, che formicolio, che formicolio. Ti ringrazio. Adesso è giunto il momento di mostrare a Lumiere la mia vera interpretazione. No, Jerry, aspetta! Ok. Oh. Beh, allora, questa è la scena madre. Anche l'abito vuole la sua parte. È giunta l'ora della vendetta! Arrenditi, non sai neanche smistare il traffico di una strada a senso unico. Sembra una delle tue stupide battute da 0067. Ma questo casting è finito ormai. Non ti hanno insegnato che indicare col dito è maleducazione? Se non dispiace, vorrei fare io gli onori di casa. In fondo mi hanno selezionato come 0067 per un motivo, no? Penso che ti darò una rinfrescatina alle idee. Oh. Ah, grazie, grazie. Troppo buoni. Oh, ma volevate riorganizzare l'archivio, ragazzi? Esatto, proprio così. Volevamo riorganizzarlo. Ah,
Immagino che, visto il fallimento della mia carriera di attore drammatico professionista, dovrei essere felice di tornare alla mia carriera di spia. Un passo indietro, comandiamo noi, ora ricordi? Oh. E se rivuoi la tua poltrona, dovrai lavorare per noi. Comincia dalla carta igienica nei bagni. Di che diavolo stanno parlando? Molti agenti hanno presentato lettere di lamentele. Riceverete la mia a breve. Ripensateci meglio, bentornato, capo. Dilettanti.